Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Porta la firma di Claudio Cia il disegno di legge approvato dal Consiglio Provinciale con 7 astensioni, che integra la legge provinciale sui trasporti del 93, introducendo agevolazioni a favore di quei pendolari che non hanno alternative al mezzo privato. Nelle intenzioni del primo firmatario, il disegno di legge ha l'obiettivo di riconoscere la fatica di chi vive nelle valli e combatterne lo spopolamento, creando condizioni di pari opportunità fra i cittadini. Il provvedimento prevede l'abbattimento dei costi sostenuti per le spese di trasporto per lavoratrici e lavoratori dipendenti che risiedono nel territorio provinciale e si recano al lavoro per almeno 120 giorni nell'arco di un anno solare. Dopo ben 24 anni va in pensione la legge 6 sugli incentivi alle imprese per cedere il passo ad un nuovo, più moderno strumento per l'economia, frutto di un'ampia operazione di ascolto e della trattazione congiunta di 3 proposte di legge dell'assessore Spinelli, del consigliere Olivi e del consigliere Leonardi. Il testo approvato dal Consiglio con la sola astensione di Alex Marini arriva dopo un triennio di interventi a sostegno dell'economia per le conseguenze della pandemia e della crisi bellica, in una fase oggi di sviluppo caratterizzata dalla doppia transizione digitale ed energetica. Approvato in aula su proposta di Olivi un emendamento che subordina le misure di incentivazione all'adozione da parte delle imprese delle condizioni economiche previste dal contratto collettivo che giunta, associazioni economiche ed organizzazioni sindacali avranno individuato come quello con il maggior tasso di rappresentatività. È programmata per martedì 1 agosto a partire dalle 14 la conferenza di informazione dedicata all'approfondimento della situazione dei servizi socioassistenziali in Trentino. La conferenza, richiesta dai consiglieri Paolo Zanella, Luca Zeni e Alex Marini, si terrà in Sala Lenzi con possibilità di collegamento via web per consiglieri, relatori ed invitati. Ad aprire i lavori l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio Walter Casvalder, quelli dei 3 firmatari della richiesta e quello dell'assessora Stefania Segnana. Seguiranno quindi le relazioni degli esperti e degli attori del sistema con uno spazio finale per le domande. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.